Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video. Come promesso la scorsa settimana, oggi vi avrei portato un video molto importante in cui vado a comprare un cavallo e in particolare un nuovo cavallo magico. Ebbene sì ragazzi, questo sarà il primo cavallo magico che comprerò in tutta la storia di Star Stable. Lo reputo un giorno importante perché, dopo tutto, non ho mai comprato un cavallo magico e, diciamo, c'è la dimostrazione nei video in cui faccio, compro sempre cavalli normali e oggi questa è la prima volta, quindi è una rivoluzione questa. Va bene, ragazzi, ad ogni modo non voglio dilungarmi troppo e dirigiamoci verso il torrione. Non so voi, ragazzi, però, diciamo, fra me e questo cavallo è stato amore a prima vista, dagli spoiler, non solo per il manto magico, ma anche per il manto normale, che soprattutto lo sto prendendo principalmente per il manto normale. Inoltre è uscito un secondo cavallo, non solamente la Verna, ma anche Nimaine, o credo che si dica in questo modo, ed è praticamente la sorella del cavallo del famoso uomo senza testa, quindi di Gallop. Andiamo a vedere, si trovano in questa isoletta qui, insieme agli altri cavalli messi in vendita. Oh, eccoci qui, il cavallo cornuto. Mamma mia, ragazzi, vederlo in gioco fa un altro effetto. Comunque, questa è la famosa Nimaine ed è praticamente la sorella della giumenta di Galloper. Esattamente. Allora, devo dire che questo cavallo è fatto benissimo, però non me la sento di prendere un secondo Shire, anche perché questo nel manto normale è semplicemente un morello puro, infatti ecco qui. Però se ci fate caso, c'è la trasformazione da un cavallo carino a un cavallo infernale in un certo senso, quindi è pur sempre bello, però io punto sulla Verna. Oh mamma ragazzi, guardate la bellezza. Scommetto che tutti lo stiano prendendo in questo momento. Perché è bello in entrambi i manti. Infatti, la spiegazione per cui non ho voluto prendere cavalli magici fino ad ora è per il semplice fatto che magari in un cavallo che aveva un manto bello normale, l'aveva brutto magico. O viceversa. Quindi non l'ho preso per questo motivo fondamentalmente. E adesso questo cavallo invece mi piace sia nel suo stato normale che nella sua forma magica, quindi credo che come primo cavallo magico è perfetto. Ok, passiamo alla personalizzazione. Allora, essendo che si chiama la Verna, io direi che sia una giumenta, inoltre proprio perché è magica, la sua età è eterna. Ok, per quanto riguarda il nome invece, l'avevo già scelto come sempre, non mi faccio cogliere impreparata. Allora, io avevo pensato depth, che significa profondità, ed aggiungerci ie. Praticamente il nome completo sarebbe depthy, che significherebbe profonda. E successivamente vi spiego il motivo, perché c'è una storia dietro. Oh mamma mia, ragazzi, ci siamo finalmente! Anche perché era da un bel po' che non prendevo un cavallo, quindi è pur sempre emozionante. Ma perché mi esalto così tanto? Alla fine è soltanto un gioco, cioè non capisco. Fatemi sapere nei commenti se siete così come me oppure siete apatiche, non avete emozioni di fronte a questi eventi. Ad ogni modo, adesso torniamo in stalla e andiamo a vedere questa divinità. Comunque, ragazzi, volevo darvi un'altra notizia nel frattempo, che se non avete visto l'ultimo video che ho pubblicato 3 giorni fa, vi lascio qui sopra il video perché è davvero importante. Anche perché siamo arrivati ai 3.000 iscritti e questo sapete cosa significa? Che non so quando di preciso, ma uscirà lo speciale. Sarà una sorpresa, non voglio dirvelo, ma comunque sarà uno speciale a sorpresa. Ed eccoci qui in stalla. Oh mio Dio, è già lì. Ah, vero. Mi sono ricordata che avevo lasciato lo spazio appositamente per lei. Ok. Allora, che emozione. Eccoci qui. Mamma mia, fa strano vedere un cavallo magico in stalla. Anche perché sono tutti dei cavalli normali. Poi arriva lei e ti trovi co con una bestia di
così davanti. Mamma mia, che meraviglia. Eccomi qui ragazzi, scusate tantissimo ma ho avuto dei problemi tecnici e il mio computer non collaborava e praticamente ho perso la parte in cui facevo l'outfit, ma comunque eccolo qui, dopo 4 ore di scelta, ma eccoci. Allora, inoltre volevo vedere se... no, non possiamo cambiare l'acconciatura ai cavalli magici. Oh, buongiorno! Mamma mia ragazzi, ormai siete ovunque. Dove vado, vado, vi incontro, sono una tua fan. Oh mio Dio, non sapete quanto mi scalda il cuore sapere una cosa del genere, vi giuro. Ok, adesso torniamo al torrione perché devo dirvi una cosa importante per quanto riguarda il cavallo che sto cavalcando attualmente. Come sapete e come vi ho detto prima, questo cavallo nella sua forma magica lo userò solamente quando sarà Halloween, perché principalmente l'ho preso per il suo manto meraviglioso, normale. Un'altra cosa che mi piacerebbe è che nella transizione dal manto normale al manto magico ci fosse una specie di trasformazione graduale, nel senso che le corna, piuttosto che apparire così all'improvviso, crescessero in maniera graduale, così da creare un'animazione favolosa praticamente. Ok, adesso torniamo a ciò che volevo dirvi, perché più che altro è una curiosità. Questo cavallo si chiama Laverna, e se ci fate caso, Star Stable non sceglie mai a caso i nomi per i cavalli magici. Ora vi spiego il perché. Laverna, secondo il culto romano, quindi secondo la mitologia romana, era la dea protettrice degli impostori e dei ladri. Inoltre era considerata anche la dea della morte, e questo spiega anche il suo teschio, comunque la sua maschera che ha in faccia. E questo spiega anche il nome che le ho dato, cioè Depthy, quindi profondità. Ovviamente il regno dei morti si troverebbe al di sotto della terra, quindi questo spiega la mia scelta del suo nome. E niente ragazzi, oltre ad essere la vostra youtuber preferita, sono anche diventata un'insegnante. Ok dai, tralasciando la mitologia, torniamo al nostro giochino. Ad ogni modo adesso sapete cosa significa Laverna e per quale motivo hanno attribuito a questo cavallo Laverna. Torniamo alle caratteristiche. Allora, se vi devo dire la verità, avrei preferito un colore differente dal viola. Cioè, non so, magari un azzurro o un celeste l'avrei preferito di più. Però non fa nulla alla fine, va bene così. Per quanto riguarda i dettagli sulla maschera, è fantastica, è meravigliosa. L'unica cosa che non mi convince, comunque non mi piace del tutto, sono questi segni sulle cosce che avrei preferito avere comunque un corpo interamente osseo. Cioè, nella parte anteriore c'è questo scheletro, mentre nella parte posteriore no. Per quanto riguarda il manto naturale, che utilizzerò sempre al di fuori di questo mondo, è semplicemente spettacolare. Mi piace tantissimo come sono fatti i dettagli, e inoltre la pomellatura sul corpo è una cosa fantastica. Le pezzature anche, il tocco di classe direi. È meraviglioso. E poi questo manto credo che sia un Dapple Shooty Bay pezzato. Quindi diciamo meraviglioso. L'unica pecca è che in generale ai cavalli magici non si può cambiare l'acconciatura. Ma non fa nulla, è l'ultimo problema alla fine. Comunque, io sono davvero soddisfatta e felice di aver comprato finalmente dopo anni di giocare un cavallo magico. Non era mai successo e oggi è arrivato il giorno. Dai, mi metto qui vicino alle zucchine per fare l'annuncio finale. Oh mamma mia, quanto è bella quella blu. Ma perché non hanno dato quella blu quest'anno? È così radioattiva. E niente ragazzi, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di questo cavallo e se lo avete preso e se sapevate il fatto di Laverna e la dea. E niente ragazzi, io non ho nient'altro da aggiungere, fortunatamente ho trovato questo tempo libero per poter registrare. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao!